Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Fio e questo è il canale della mela avvelenata. Oggi super speciale di Halloween, poiché questo è il martedì che precede Halloween. Allora, dunque, prima di iniziare volevo fare una menzione su quest'abito perché so che mi chiederete subito dove l'ho preso. Molti di voi me lo chiederanno, mi chiedete spesso in particolare sugli orecchini, sulle collane e sulle magliette che indosso. Allora, questa è una chicca, lo potete vedere. Mi dispiace di non riuscire a farvelo vedere meglio, ma metterò anche una foto su Instagram, poiché questa è davvero una chicca per gli appassionati dell'horror. Non ha bisogno di tante presentazioni, poiché ci sono tutti i simboli e i personaggi dell'horror più famoso, della narrativa e della filmografia. Abbiamo qui il palloncino e la barchetta di It. Io sono una super appassionata di Stephen King, ve lo dico, non parlo mai di me, ma io ho letto tutti i libri, quasi tutti i libri di Stephen King, lo adoro. E poi abbiamo, vabbè, solo qualcos'altro, Shining, le bambine di Shining, molto inquietanti. Poi abbiamo, vabbè, un altro personaggio che adoro, lo ammetto, è Hannibal Lecter. Qui abbiamo la sua maschera. Abbiamo qui le guanciotte di Saul enigmista e molto altro sparso per questo abito che in realtà ha un taglio molto femminile. Niente, insomma, io ve lo volevo dire perché so che me lo chiederete, ma vi lascio i contatti Instagram e il sito dove si acquistano questi abiti che non sono tutti a tema horror, ci sono anche camicette, insomma ci sono cose davvero carinissime, io sicuramente prenderò altro. E si chiamano Rock and Roll Emporium, ma vi lascio tutto nella tendina info box qui sotto e ora partiamo con il video. Dunque, ragazzuoli, come si dice in Romagna, oggi speciale Halloween e ho deciso di dedicarmi ad una storia vera, perché le mie storie sono sempre vere, che però ha a che fare con un argomento che per me è super affascinante, ovvero la stregoneria, la caccia alle streghe e l'inquisizione. Però ho scelto di parlarvi proprio nello specifico della storia di una donna abruzzese che è stata condannata per stregoneria insieme alla sua piccola figlioletta di un anno. Inquisizione, ne abbiamo tutti sentito parlare. La delirante perquisizione contro le streghe cominciò sotto gli auspici dell'Inquisizione, ma va precisato che in Abruzzo, dove si svolge la nostra storia, non venne mai allestito un vero tribunale dell'Inquisizione, ma furono i vescovi delle varie diocesi a imbastire i processi contro gli accusati di stregoneria. La storia di cui sto per parlarvi mi ha molto colpito perché è una delle più tristi, anche se in realtà ce ne sono tantissime che non conosciamo, che non sono pervenute a noi e fare delle comparazioni in tal senso è molto difficile. Ignoranza e stupidità hanno abbondantemente fatto straripare fiumi di sangue in tutta Europa. Storie di donne e bambine torturate, umiliate, ingannate e uccise, ma anche a molti uomini, accusati di essere eretici e stregoni, toccò la stessa sorte. Ed è nell'epoca dei roghi che si alzano e divampano nel buio assoluto della notte che nasce a Campli, nell'anno di grazia del 1598, Ernestina di Pompeo, meglio nota come la strega curatrice. Ernestina è figlia di Alberico, un falegname, e di Ave, una massaia e una levatrice. Dopo carestie e svariate difficoltà economiche, la famiglia approda a Giulianova e va a vivere in un'umile dimora in riva al mare, una baracca di legno con un semplice giaciglio di paglia e pietre per dormire. Alberico costruisce in più anche una barchetta, poiché ha deciso di fare di quel mare il suo mestiere e difatti diviene pescatore. La piccola Ernestina, come tanti figli e figlie di pescatori, lo aspetta seduta in riva al mare, con il suono rassicurante delle onde, che diventerà ben presto per lei familiare. Aspetta il padre sulla riva, lo aiuta a riporre le reti e va in giro per il paese a vendere il pesce fresco. Ave, la mamma di Ernestina, si dà molto da fare, sia in casa che fuori casa. E da lei Ernestina apprende quanto c'è da apprendere. I mestieri di casa, ad esempio, ma anche quelli di levatrice.
Ave aiuta le donne a partorire quando è il loro momento, ricevendo in cambio un sacchetto di farina, un orciolo d'olio, un pezzo di maiale o un sacchetto di ceci. Crescendo, Ernestina inizia ad imparare sempre di più, mille segreti su come abbreviare la fatica del parto, su come permettere a un bimbo di nascere senza lacerare la madre, ma soprattutto senza strapparle la vita. Impara molto su come alleviare i dolori, ma soprattutto impara molto sulle donne in generale, sul loro corpo e anche di conseguenza sulla vita. Impara che non serve per forza soffrire in un dato modo quando si mette al mondo una vita, ma che esistono delle cose per alleviare il dolore, ma soprattutto che basta pochissimo per andarsene, appena un soffio di fiato. Ernestina nel suo tempo libero ama andare in giro per i campi e le colline e stare a contatto con la natura. Adora camminare all'aria aperta e impara ben presto a riconoscere erbe, piante e bacche e i loro poteri. Conosce perfettamente la camomilla e la melissa, il tarassaco e la borragine. Apprende da chiunque abbia qualcosa da insegnarle, soprattutto dalle contadine che incontra e che le mostrano i nomi delle piante e le loro proprietà. È dotata ed è appassionata. Ha un fuoco dentro che non può essere spento. Scopre come usare la malva per calmare la tosse, l'iperico dorato per curare le piaghe, la candida achillea per alleviare i dolori femminili e l'artemisia per abbassare la febbre. Ama sperimentare la forza che si sprigiona dalla natura. Inizia a testare questi esperimenti, diciamo questi unguenti, su di sé ma anche sui familiari. Ad esempio spalma al padre un unguento fatto di olio di fiori di iperico per lenire le ferite che il padre si fa pescando con le reti, fin quando un giorno non la vide all'opera sua zia Berenice, in visita da loro. Berenice è un'ostetrica molto famosa in zona ed inizia ad essere davvero curiosa di quella sua nipote. Fa domande su ciò che Ernestina compie e sul perché faccia una determinata cosa piuttosto che un'altra. Le domanda ad esempio perché raccolga i fiori di iperico solo in determinati periodi dell'anno piuttosto che in altri. La sta testando. Berenice coglie dunque in sua nipote un potenziale molto forte, simile al suo e a quello di sua sorella. Ma quello di Ernestina è ancora più potente. È un dono da usare con prudenza e con sapienza. È il dono dell'alchimia e della farmacia. Berenice sa dunque che sta mostrando a suo nipote il suo talento, ma che questo talento è un'arma a doppio taglio. Non da meno, Ernestina è una ragazza molto saggia e prudente e ha un grande talento e può fare grandi cose con quel dono. Cose molto virtuose, ma cose anche molto nefaste. Zia Berenice tira fuori un grosso volume avvolto da un panno e lo tende a Ernestina. Ernestina sa leggere, è stata proprio sua zia ad instradarla alla lettura. Il libro in questione è stato scritto più di 5 secoli prima da una donna che di medicina ne sa decisamente qualcosa. Si chiama Trotula de Ruggero e si intitola Sulle malattie delle donne. Dentro questo libro vi è scritto davvero molto, forse anche troppo. Tante nozioni di chirurgia che ad esempio ad Ernestina non servono e non le comprende. Ma ci sono anche tante informazioni utili e importanti che balzano in qui e là agli occhi di Ernestina naturalmente e che possono esserle molto utili. Zia Berenice fa dunque questo grande dono ad Ernestina, ma le fa promettere di non mostrare mai a nessuno quel libro. A nessuno. Sono tempi molto duri in generale per le donne e figuriamoci per le donne che masticano medicina. Quando riceve questo dono, Ernestina ha 17 anni e questo libro darà un'importantissima svolta alla sua vita. 4 anni dopo, infatti, Ernestina è la più potente curatrice, guaritrice, farmacista ed erborista della zona. Ha fatto tanto bene in quegli anni, lenendo dolori e salvando molte vite. Ma c'è anche un'altra grande novità per Ernestina e si chiama Francesca, la sua bimba di 1 anno. Ernestina l'ha avuta da un ragazzo della zona con cui ha avuto un innamoramento, una passione, ma questo ragazzo l'ha lasciata appena ha saputo che sarebbe divenuto padre. Le ha abbandonate. Ernestina viene sostenuta dalle donne della sua famiglia e decide di tenere con sé Francesca, che è la luce dei suoi occhi. Conosce molto bene Ernestina i segreti per sbarazzarsi di un frutto non gradito. Ma lei non ci pensa nemmeno, è impensabile per lei perché desidera quella bambina
con tutta se stessa. Le cose per lei però non si mettono bene. È una ragazza madre senza marito e per di più possiede tra le mani un grande potere, che fa comodo a molti, ma fa anche invidia. Non da meno, Francesca era nata con quello che nell'ignoranza dell'epoca veniva definito il maleficio. Oggi le chiamiamo crisi epilettiche infantili, ma all'epoca erano il chiaro segno di un patto con il demonio. È matematico dunque, Ernestina diviene presto per tutti una strega e per di più anche una meretrice, per via di quella piccola bimba nata senza padre. Ernestina dunque un brutto giorno viene separata da sua figlia Francesca, che le viene strappata via e viene portata nel carcere, dove verrà spogliata e processata, ma prima ovviamente verrà torturata. Questi processi non hanno nulla di equo, sono delle farse, poiché è già scritto a monte il destino dell'imputato. Ernestina è agli atti, è stata appesa ad una corda e sollevata con delle carrucole. Tutto questo mentre l'inquisitore le poneva delle domande per comprendere la sua innocenza o meno. Più che altro, la persona che è arrivata come inquisitore in Abruzzo proprio per lei la incita a confessare. Ernestina alterna preghiere a dichiarazioni di innocenza che puntualmente non vengono ascoltate. Non cede. Passa lunghi mesi in carcere sola, alternati a nuove fantasiose torture, fino al verdetto finale. L'inquisitore le ricorda sempre che confessando i suoi misfatti avrebbe avuto a salva la vita, ma Ernestina sa bene che mente. Può dunque raccontare la sua verità, che con le sue piante e le sue erbe ha fatto solo del bene e curato tanti pazienti. Quei pazienti che ovviamente non dissero nulla in suo favore, non la difesero, poiché mettersi contro il Santo Uffizio era una condanna a morte immediata. E allora tanto vale finirla qui. L'inquisitore parla dunque ed Ernestina ascolta. Snocciola contro di lei altri fantasiosi capi d'accusa. Ha ucciso 3 bambini nel grembo della madre, ha procurato malattie mortali, chiamato la grandine in una notte di maggio, distruggendo i raccolti delle olive e della frutta, provocato la sterilità in moltissimi uomini. E per ognuna di queste accuse ovviamente sfilano anche dei testimoni che sono pronti a raccontare questa versione dei fatti. Ernestina però ha una scelta. Può dichiararsi una strega e ottenere clemenza. Non andrà a rogo come previsto, ma verrà legata ad un albero sui monti finché uno spirito maligno non la salvi. Ma Ernestina non cede, lei no. Mi chiamo Ernestina di Pompeo e non sono una strega. Non sono responsabile di alcun delitto commesso con l'intento di far male e non ho altro da dire. Vi è sicuramente molta disapprovazione in aula, ma anche tanta meraviglia, perché capitava troppo frequentemente che una donna accusata di stregoneria alla fine confessasse qualsiasi cosa. Questo perché era molto provata dalla lunga prigionia, dalla tortura, dal lavaggio del cervello che le veniva fatto e quindi alla fine preferiva confessare e rendere l'anima a Dio. Ma Ernestina di Pompeo, 21 anni, no, lei non cedeva. E questo era un motivo in più per crederla davvero colpevole e per punirla. È tutto chiaro. L'accusano di essere malissima donna e tiene nome di pubblica fattucchiera, donna di malissima vita. Ernestina, fiera, pensa di essere dunque pronta al verdetto finale, ma in realtà no. Alla fine, alla lettura del verdetto finale, il suo cuore si sgretola. L'inquisitore ha un asso nella manica per punirla davvero. Ecco la lettura della sua messa a morte. Ordiniamo che sia condannata alla pena del fuoco e con lei la figlia Francesca, nata dal peccato e posseduta dal demonio, come risulta da innumerevoli testimonianze. Che la condanna venga eseguita domani. Ernestina, nell'udire il nome dell'amata figlia Francesca, perde i sensi e viene trascinata fuori dall'aula. Ora la storia ci racconta 2 versioni. In una versione che ho ritrovato, Ernestina e sua figlia Francesca si ricongiunsero poco prima della messa a morte e il secondino del carcere con sua moglie le aiutarono, poiché erano stati suoi pazienti. Le procurarono una pozione a base di olio di mandorle e erbe digitale che Ernestina somministrò a sua figlia Francesca e che assunse anche lei, di modo che quando salirono al patibolo erano ormai in fin di vita e non patirono lo strazio del fuoco.
Non so dirvi se sia la verità, ma speriamo di sì, speriamo che non abbiano patito tanto, poiché nelle mie ricerche, insomma, il rogo era davvero qualcosa di allucinante. Spesso, se il fuoco non era appiccato ad arte o se il vento non tirava bene, la presunta strega pativa davvero uno strazio indicibile. Quello che però posso dirvi con certezza è che Ernestina di Pompeo, erborista, farmacista e guaritrice, e Sofia Francesca di un anno morirono in un rogo abruzzese nell'anno del Signore 1619. Ernestina morì, ma come vedete la sua storia e il suo nome non morirono con lei. Io rifletto sempre molto quando trovo queste storie perché penso che Ernestina al giorno d'oggi sarebbe una giovane donna iscritta magari alla facoltà di medicina, alla facoltà di erboristeria o di farmacia, una studente probabilmente, mentre all'epoca questo suo dono la portò alla morte. Non mi soffermo nemmeno da persona che lavora nel campo della salute mentale e della disabilità a sottolineare quanto sia terribile il fatto che una bambina di un anno come Francesca con delle crisi epilettiche sia dovuta finire al rogo. Perché all'epoca essere affetti da crisi epilettiche significava essere posseduti dal demonio. Quindi sono nel mio piccolo molto felice di aver acceso questa sera una piccola luce ricordo di Ernestina e di Francesca. So che insomma sono passati tantissimi anni, però questa è una storia vera sepolta nell'antico Abruzzo e saluto tutti gli abruzzesi e fatemi sapere, abruzzesi o non, se conoscevate questa storia. Al prossimo video ed occhio alle mele marce!